Signore, signore, mi prenda a giornata. Le luci do le scarpe, un soldo e nulla più. Io ho fame. Taci, boccioso. Eccoci, taci, panne di stagioni. Panne di stagioni. Sulle strade.
Hai visto quei ragazzi? Dove stai andando? Come vorrei essere vostro amico. Gli amici come lei noi non ne vogliamo. È un sacco di carbone, un sacco di carbone, un sacco di carbone. Ma vedi un po' sti preti, fino a ieri erano tutti buoni, calmetti, te li trovavi appena in confessionale, no, no, ora invece sono dappertutto. Ciò, tornate sui vostri altari, preti della malora, da quando quel prete della forca, don Cafasso, si è messo a preparare i nuovi preti. Qui a Torino non c'è più pace. La città è invasa da vesti nere. Don Mafioi, basta. Basta con i preti a lavorare. Imbecilli! Maledetto predaccio nero! Vai via! In fondo, Don Bosco sta facendo un'opera umanitaria. Gli offro un lavoro. A giornata, naturalmente. Ma pur sempre un lavoro. Hanno anche la loro paguccia. Sì, ma quei ragazzi si sbranano! Sì, ma perché c'è l'ader? È troppi l'ader che ti torchiano a fine giornata. Qua. Li sfruttano! Ma va là, va! Sì, ti dico che li sfruttano! È la città che uccide! Sono trattati come topi! Come dei topini! Come dei ragni! Come dei ragnetti! Li fanno tessere la loro tela e poi... Zac! Nessuna ricompensa! Li schiacciano! Guardali! Guardali! Vengono a cercare fortuna nella città del re! E qui invece... Qui invece... Invece... Sì, qui invece... Invece Zac! Ti dirò una cosa. Qui c'è fame. Sì, fame. Tanta fame. E ti dirò di più. Sete. Sete. Questo è terreno d'oro per malandrini e gente da galera. Galera? Qui si fanno affari, ma sulla pelle della gente. È un inferno! Ah! Un inferno! Qui non si vendono fiammiferi e manodopera. Qui si vende vita. Ma va là, là! E due soldi! Ridammeli, poche storie! Io li ho vinti e io me li tengo, chiaro? Non importa, tirali fuori, altrimenti io t'ammazzo! Ti vuoi i tuoi soldi? Toh, prendili! Non voglio avere nulla a che fare con te, avanzo di galera. Ripetilo, sai il coraggio, bastardo, io t'ammazzo!
Io sono un ragazzo cresciuto sulla collina e sono venuto a vivere nei rioni di Torino. Qui c'è miseria e fame e sono senza famiglia. Al mio paese era peggio, almeno qui ho un lavoro. Eppure non volevo finire in galera, dove occhi tristi piangono sperando venga sera. Eppure non volevo finire in galera, dove occhi tristi piangono sperando venga sera. Siamo molti ragazzi, anni senza padrone, siamo abbandonati, soli senza un amore. Siamo giusta scarpe, siamo spazzacamini e un tetto per dormire, nessuno di noi ha. Eppure non volevo restare da solo, senza più nessuno che attenda il mio ritorno. Eppure non volevo restare da solo, senza più nessuno che attenda il mio ritorno. Siamo maltrattati e siamo rifiutati e spesso rubiamo perché abbiamo fame. Cosa ci dà il mondo? Che cosa ci dà la gente? Spesso in galera siamo messi quasi per niente. Eppure non volevo finire in galera, dove occhi tristi piangono sperando venga sera. Eppure non volevo finire in galera, dove occhi tristi piangono sperando venga sera. Eppure non volevo finire in galera, dove occhi tristi piangono sperando venga sera. Che gli ho insegnato tutto, come fare e come non fare. Un esempio così chiaro, integerrimo, ladro professionista, pulito per giunta, perché al mondo c'è chi imbroglia bene e chi meno bene e viene preso con le mani nel sacco, come quel deficiente di mio figlio Luigi. Luigi! Oh, lei qui, che ci fa? L'ho detto prima io. Stavo passeggiando e mi sono ritrovato qui. Sì. E lei, signora contessa, cosa viene a fare in questi luoghi poco sani? Vengo ogni tanto a portare un po' di pane a questi poveri diavoli. Lo faccio per carità cristiana. Appoggio lì tutto e me ne vado di corsa. Non voglio avere niente a che fare con questi delinquenti. E lei? Beh, io... Come, scusi? neanche io, no. Sono venuto a cercare mio figlio. Mio figlio, il direttore del carcere. E lo viene a cercare qui, tra le canaglie? Sa com'è. Ci vengono tutti qui ormai. Contesse, ladri e preti, anche i preti. Mm.
strano che l'altro giorno mi parlò e piansi per il suo amore le lacrime dell'affetto. Io lo conosco, ma lo conosciamo, è Don Bosco, un prete strano che l'altro giorno mi parlò e piansi per il suo amore le lacrime dell'affetto. Dell'affetto. Cambiando luce ai nostri occhi, anche se ho sbagliato, ora Don Bosco ha portato in me Cristo. Ma cosa state dicendo? Voi state sbagliando, ma siete forse impazziti, meglio restare come il mondo ci insegna, ma cosa state facendo? Cambiando i vostri sguardi, non sono più assassini, non c'è più odio in voi. Sero un amico che fuori li attendesse, riuscirebbero a cambiare e in prigione non tornerebbero. Se invece di una strada trovassero una casa, se invece di minacce trovassero un sorriso. Ho pianto oggi quanti giovani persi in quelle prigioni, quante lacrime nei miei occhi per toccare i volti soli, abbruttiti dalla violenza, rovinati dalla vita. Oggi ho pianto per loro,
triste la vita. Oggi ho pianto per loro, triste la vita. È definita la pace. Che cosa hai visto? Shhh. Ho visto Don Bosco, il prete dei Boccia. E chi è Don Bosco? Come? Non lo conoscete? È un giovane prete in cerca di lavoro. Pensate che ha già ricevuto... Tre offerte di lavoro da far venire il capogiro. E lui? No, non fanno per me. Pensate... Pensate, signora contessa... Che lui. Pensate, signora contessa, che ha persino rifiutato un lavoro che gli avrebbe fatto fruttare 5.000 franchi al mese. No. No? E tanto, insomma. E perché non accetta? Perché lui ha un pallino qui. Anzi, qui. Ben conto che sì, insomma, lui ha un pallino. Lui deve trasformare i cavoli in cipolle. Testa di rapanello, non ti azzardare mai più a parlare così di Don Bosco. Altrimenti... Signora contessa, lui deve trasformare i lupi in agnelli. Testa di rapanello. Gliel'ha detto la Madonna in sogno quando era bambina. Chi gliel'ha detto? La Madonna. Sì, sì, la Madonna. Lupi in agnelli. Per ora solo lupi. Certe facciacce. Cosa può dare la vita a noi? Pelle di terra, di fango, di vento, lupi bastardi di guerra e sangue. Siamo noi, siamo noi, siamo noi. Giovanni dormi, sogni di sempre, sogna bambino, sarà il tuo futuro. Tu, noi lupi bastardi di strada trasformerai, trasformerai, trasformerai. Su questa terra siamo l'odio, su questa vita noi la morte. Su questa terra siamo l'odio, oh oh. Siamo noi. Trasformi, siamo più forti della tua forza, solo l'amore i bastardi di strada trasformerà,
Sei messo in testa che deve fare il pastore i caproni, in casa nostra non c'è più pace. Lavora, sì, non mi posso lamentare, ma in testa ha solo le piroette. E poi stanno tutti lì a guardarlo col naso per aria, mentre io mi spacco la schiena dei campi. E c'è anche chi ha il coraggio di dirmi: ma Antonio è solo un ragazzo, avrà pure il diritto di divertirsi. Divertirsi! Magari quello pensasse a divertirsi. Quello lì pensa solo a fare il ciarlatano. Ditemi voi, perché lo fa? Perché lo fa? Io, Signore, sono qui, accolgo la tua parola. Giovanni per la festa ci chiama al prato di sua madre, ogni volta ci diverte, ci parla delle cose del cielo. Andiamo tutti da Giovanni al prato del ciarlatano. Vedete, mentre io lavoro, lui fa il signorino. Come tiene quei ragazzi, amici della sua età. Certo, ci sa fare, e come li porta la gioia e a Cristo. Andiamo tutti da Giovanni. Yeah.
poco malsano, basta! Don Bosco, adesso anche in carcere, come se non bastasse al mercato, o al cantiere dove tratta la paga dei garzoni, corvaccio nero tutto il giorno appollaiato sulle impalcature a cercare i suoi marmocchi. Ancora un po' e me lo ritrovo sotto il letto. Ma giuro, giuro che lo chiudo in gabbia. Non è un prete normale, no. Sobilla lo stato delle cose. Sì, lo dichiaro nemico del progresso e dell'ordine costituito. È un rivoluzionario. È giacobino, per giunta. Proprio un giacobino. E poi su via. Con le sue chiacchiere che fa, eh? Per le strade, guai a girar di notte. Il buon costume, sì, perso da tempo. Da secoli. I ragazzi a frotte per le strade, scalzi, coltelli. E lui che fa, eh? Per ora nulla, ma aspetti, aspetti. Aspetti, 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 aspetti un po' di là. Cosa vuoi che fai? Cosa cercavi qui? Sai servire bene, altrimenti vai. Bestione, bestione che sei. Lasci stare, e mio amico cosa fa? Ciao amico, qual è il tuo nome? Hai paura, dimmi da dove vieni, che mestiere fai, muratore, e vivo tuo padre, e viva tua madre, mi dispiace sai, questa notte tu, dove andrai a dormire? Questa città, sai leggere? No. Sai scrivere? No. Sai cantare? No. Sai fischiare? Sì. Quale mano allora? Piacere Don Bosco, amici, io e te. Tu no, ti insegnerò se vuoi. Magari incominciamo ora. Mi ucciderà, quell'uomo mi ucciderà. Non temere, tu stai con me. Ciao amico, qual è il tuo nome? Ti vedo solo qui. Tu hai paura, dimmi da dove vieni, che mestiere fai, e vivo tuo padre, e viva tua madre, mi dispiace sai, voi, questa notte voi, cosa pagherete voi? A questa città, se la notte sarà buia, se il silenzio vi ucciderà, sappiate che qui trovate un amico che vi accoglierà. Vi accoglierà. Signora Contessa,
i suoi amici, che cosa dicono di questi birichini? Di questi monelli? Di questi balordi? Eh già, perché quando Don Bosco ne aveva 10 era una cosa, ma ora che... li veste, li sfama, li impara a leggere e scrivere, e poi li fa cantare, il numero aumenta, trabocca! Signora contessa! Ora sono tanti, ma che dico tanti di più? Tantissimi! Ormai è sulla bocca di tutti. Ho sentito da un ciarlatano che... la marchesa di Barolo, amica della signora contessa, ha offerto un lavoro a Don Bosco. Un lavoro? Ma se si regge appena? Sì, è un lavoro provvisorio. Ho sentito dire che sia a rifugio con quelle ragazze, come dire, di strada. Un po' vissute allora. Però io non so come faccia. Sì, con tutti quei marmocchi. Poi adesso anche il lavoro con la marchesa. Effettivamente è anche debole di salute. Ma il suo sogno. Il suo sogno. Pazzie! Ma non lo vedete? Tutto il giorno per le piazze. Perdi tempo! Porta in giro quei ragazzi, c'è da non crederci, ladri e assassini. Cosa pretende lui? Sono gentagli assai. Con quei ragazzi dove andrà? Sono e chi lo sa mai, potrebbe essere un rivoltoso. I pezzenti, ma quei ragazzi non hanno casa. Stracci e fame poi, tra visi sporchi bui, gente ignorante senza cuore. Se siamo così non importa noi, un cuore anche noi abbiamo. Con lui domani sarà migliore.
Marchesa Giulietta Colbert, Marchesa Giulietta Colbert de Moulerier, Marchesa Giulietta Colbert de Moulerier Faletti, Marchesa Giulietta Colbert de Moulerier Faletti di Barolo, no! Qui vi state sbagliando, io di certo non sto per Don Bosco, ma voi prima lo assumete e poi lo buttate sulla strada? No! Nobildonna si è e da nobildonna ci si deve comportare. Parola di nobildonna. Signora contessa. Signora contessa, la marchesa avrà avuto le sue buone ragioni. E poi, detto tra noi, era una casa tanto piccola per tutte quelle persone. E poi, quelle ragazze, vicino a quei ragazzi. Proprio come mettere la paglia accanto al fuoco. Ma quel povero prete, sempre in giro così con quella banda. Quando entrano nelle chiese a pregare è un'invasione e quando escono dalla città invadono le colline e le campagne. Non si può mai stare un attimo in pace. In pace. E com'è possibile, signora contessa? Meno male che adesso quell'incosciente di Filippi gli ha affidato un prato fuori Torino. E l'inverno è duro! Voglio vedere io se la neve non gli farà passare i bollenti spiriti. Guarda il prato, guarda le zolle, è già quasi deserto. Di questo passo il nostro prato sarà strada in terra battuta. Troppi ragazzi, caro Don Bosco, troppi scarponi, zoccoli insieme. Lei non paghi, però vada 15 giorni per portarli via. Maria, già hai raccolti il tuo manto, ci copre ancora il tuo amore, ci darà un luogo sognato, scelto, visto per noi. Maria, già hai raccolti il tuo manto, ci copre ancora il tuo amore, ci darà un luogo sognato, scelto, visto per noi. Ultimo giorno, già domenica, Prato Filippi non è per noi, cari ragazzi, è forse un addio. Dove voleranno ora i miei poveri passeri? Dove li farò giocare? Ho progetti più grandi di me. Dove voleranno ora i miei poveri passeri? Dove li farò giocare? Ho progetti più grandi di me. Da fare, Filippi non cede, viene tempo di dirsi addio, pregate Maria, ci ha voluto, nelle sue mani ancora noi siamo. Cercare altro posto, affittano un pazzo, sono stanco, sfinito di forze, mio Dio, ditemi quello che devo fare.
io sono Pancrazio, Pancrazio soave, fabbricante di soda. È vero che lei cerca un luogo per fare un laboratorio. Venga su posta a vederlo, e di un certo Pinardi, persona onesta, un certo Pinardi, troppo bassa non mi serve, non ci posso fare nulla, non è adatta ai miei scopi, la ringrazio ma è no, e no, e no, la riparerò, l'alzerò, il prezzo è un nulla modesto, lei paghi quando potrà. Signore, non fatelo morire, me lo lasci solo vedere, non lo farò parlare. Se Don Bosco sapesse che sono qui, mi farebbe entrare. Signore, non fatelo morire, me lo lasci solo vedere, non lo farò parlare. Non lo farò parlare. Se Don Bosco sapesse che sono qui, mi farebbe entrare. Signore, non fatelo morire, me lo lasci solo vedere, non lo farò parlare. Non lo farò parlare. Se Don Bosco sapesse che sono qui, mi farebbe entrare. Signore, non fatelo morire, me lo lasci solo vedere, non lo farò parlare. Sapesse che sono qui, mi farebbe entrare. Se Don Bosco sapesse che sono qui, mi farebbe entrare. Sono suo amico, sa, me lo lasci almeno guardare. Se Don Bosco sapesse che sono qui, mi farebbe entrare. Sono suo amico, sa, me lo lasci almeno guardare. Che freddo questo giorno, che buio intorno a noi, oggi sarà dura, l'impalcatura è alta e pesa il secchio pieno per la nostra età, già chiude la fatica il nostro...
nostro volto stanco. Ora chi ci aiuterà e ora chi ci amerà e ora chi ci darà un padre il suo sorriso. E ora chi ci aiuterà e ora chi ci amerà e ora chi ci darà un padre il suo sorriso. Mia vita, tutto di me, Signore, prendi anche il mio respiro. Non mangerò, non berrò, ma salva mio Padre, perché Don Bosco non morrà, non morrà, non morrà, non morrà, non morrà. Le autorità, maniche rimboccate, veste impolverata. Perdi tempo, no, signori miei, no. Dio non può sprecare miracoli per un curnaias così. Sì, ma il Signore gli ha detto: con la bontà li guadagnerai. Guadagnerai cosa? Cosa? I ragazzi. Soldi, soldi e... Non soldi, non come? Come? I ragazzi giocando. Seduto. No, 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 no. In piedi. Giocando. No, no, neanche quello, no. Ah, in piazza, a giocare a soldi. E voi questo lo chiamate fare in prete? Soldi, dai fuori soldi, metti qui tutto che giochiamo. Vai con le carte, dai con le carte. Chi
vince oggi è il più forte. Tu cosa cerchi? Tu cosa guardi? Se non hai soldi sparisci con gli altri. Niente coltelli ragazzi, via tutto, resta tra amici, tra noi. Wow, prendo i soldi, sono miei, ho vinto. Nulla da dire amici, io vado. Vieni qui e gioca ancora, se hai coraggio, codardo. Coraggio, io! Coraggio, eh! E dai le carte, codardo io, eh! Gendarmi, racconti la roba, niente paura, stanno girando. Con tutti i ladri e i padroni cercano noi proprio quei cialtroni. Mettiti giù e ridammi il gioco, ora ti spenno fortuna di mani. Ehi, ehi prete, ma cosa fai? I soldi, ridacci i soldi. Ehi, ehi prete, ma dove vai? I soldi, ridacci i soldi. Prendilo, ci sfugge! Prete ladro! Prendilo! Oh mio Dio, ci sfugge! Là, all'angolo! I nostri soldi! Eccoli a voi, se mi prendete! Su, su, dai, i vostri soldi, su, correte! Ehi, ma che prete sei? Aspetta, ridacci i soldi! Ma dove va? Oh miseria, ci scappa! Ehi, ma quel prete è pazzo! Sta andando in chiesa! Finirà la pagliacciata! Torroni, torroni, vendo torroni. Chi li compra? Via da qui, mercante da piazza. Ma cosa vuole? Qui c'è della gente. Il mio mestiere è un po' impertinente. Do ai ragazzi dolci e torroni, non è poi male, ci vivo. Ma che dice? Oh per Dio che mai bestemmia. Satana è lei, fa grande vendemmia. Su via in fondo è vero, curato. Dolce la vita, se dolce il palato. Noi qui altra allegria, Cristo è il male via. Sono passati dalle parole ai fatti. E chi era in mezzo? Botte da orbi. Oh mio Dio, mio Dio! Non c'è equi! Oh mio Dio! Non c'è pace! Oh mio Dio! Non c'è rete! Oh mio Dio! I miei ossequi! Ha visto dei tempi! Ha visto le strade! Ho sentito delle voci! Nobili voci! Naturalmente! Parigi, Vienna, Berlino, Milano, Budapest! Non c'è... Requie. Un po' di ferie. Non c'è pace. Teste calde persino nei salotti. Speriamo che almeno Torino non venga rasa al suolo. Non c'è pericolo, no. Con tutti i cantieri che abbiamo, ogni giorno la città è più grande. E i giovani, pelle d'ossa pur di avere un posto. È sotto costo. Sa la mia piccola battaglia, io la vinco ogni giorno. Battaglia corta, caro mio signore. Quello che oggi i ragazzi vi chiedono con il cappello in mano, domani ve lo chiederanno con il coltello alla gola. Signore, signore, dov'è l'oratorio? Lontano dai preti. Chiedi alla signora. Signora, signora, dov'è l'oratorio che c'è la battaglia? Ah, la battaglia! Signore, signora, l'oratorio... Fa
forza quel fucile bene in alto, forza esercito avanti in marcia, puntate mirate, solo un gioco, febbre che invade la città. Li sconfiggeremo, carica il nemico si ritirerà, con le baionette li ricacceremo, il nostro territorio non conquisterà. Molti ragazzi stanno combattendo, bastoni, sassi, sangue e coltelli. Non è scherzo, la si ammazza, bande nemiche senza pietà. Battaglione ritirata! Scappate! Scappate, Maravit! Ritirata! Verso l'orto! Sento che questa volta l'abbiamo proprio combinata grossa! Quanti eravamo? Forse 100, forse anche di più! Poi siamo finiti tutti sull'orto! E adesso non è rimasto nulla! Mamma Margherita ha detto che se ne va. Per un orto. Io non voglio che vada. E adesso come mangiamo? Io le vado a chiedere scusa. No, aspetta, andiamo da Don Bosco, lui sa. Sì, dai, andiamo da Don Bosco. Bello il viso che hai, che dolce il silenzio tra noi. Questa è casa tua, questo è amore, resta sempre con me. Guarda, nostro Signore, croce per chi non amore, guarda il suo sangue, guarda la sua forza, non chiuderti madre a Gesù. Son pazzi, lo so, ma senza di te che farò? Resta mia madre e madre loro, non te ne andare mai. Dolce la forza che dai, resta con noi, resta tra noi, mamma.
un gran cuore e zia Dio si guadagnò il cielo. Sarà quel che volete, ma scrive bene. Non colto popolare, ma ti tiene con il fiato sospeso. Ma lasci stare, signora contessa, quel pastore di mucche. Da un contadino del Monferrato si aspetti del buon vino, non un libro intelligente. È ignorante, non ha neppure una laurea in teologia, non avrà nemmeno mai varcato le soglie di un salotto. Da un pastore di mucche ti aspetti che faccia sogni tranquilli. Don Bosco, invece, quel che fa, brucia nelle mani dei nemici della Chiesa. E qualcuno, qualche pezzo grosso intendo, ha pensato bene di... Zac! No, non solo in alto, no. Anch'io ci ho pensato. Altro che se ci ho pensato. Sì, ma ci pensi bene. Perché non è solo. Vorrà mica scomodare il cielo. No, 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 no. Non è il caso. Basta... Ah, sì, basta un cane. Col tuo stile semplice stai divulgando libri e idee a volontà. Tu di petto ci stai prendendo, la tua lotta è persa, soccomberai, sì, sì! Vieni qui, prete del denaro, ai tuoi giovani lo darai. Scrivere per la gente, parla d'altro ma non di lui, pietà! Con i tuoi sporchi libri ci stai annullando, ci copri di insulti, non permetterò. Con i tuoi sciocchi inganni ci stai distruggendo, cosa credi? Io non permetterò. Il tuo modo di fare entusiasma la gente, la mia setta ne perde, ti ucciderò. Vieni qui bastardo di un prete, sei perso alla fine, ti ammazzerò. Adesso non hai nessuno, nessuno che ti difenda, sporco prete. Ti abbiamo preso finalmente. Non ci scappi, prete. Ehi, ma dove viene questo cane? Scappiamo, pietà, scappiamo o ci sbranerà. Quel mangiapreti si è messo in connubio con quello là. Non ci vedo chiaro. Dunque, testamenti rubati in punto di morte. Adescamento di giovincelli. Ora, anche i politici. Roba da Gazzetta Piemontese. Egregio, signor ministro. Vorrei fondare una congregazione. Oh, no, 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 no. No, 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 non si può fare, no. Ma perché non una bella società? Una bella società di preti. Quella sì che si può fare. Ah,
Guarda, guarda che figurone! Su, su, fatti misurare! Se penso che Giovanni, quello di Castelnuovo... Quella peste! E Michele! Quello dritto come un palo! Mia, l'abbia mangiata, era massa! Ma... cosa state facendo? Cosa state facendo? Urnaias! No, 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 no! Io prete, no, non sono mica pazzo, no! Io da solo non potrei fare di più, ma con voi accanto io mille strade aprirò, miracoli faremo. Sì, figli miei, crescete per servire il mondo come l'aria che respira e forza ad ogni tempo, miracoli faremo con Maria vicino insieme. Io, frate o non frate, qui starò, con Don Bosco io vivrò, la mia vita è nelle mani sue. Frate o non frate, qui starò, con Don Bosco io vivrò, la mia vita è nelle mani sue. Sì, io vedo già lontani continenti, aprirete un nuovo mondo, sarà regno i pezzenti che hanno più nessuno. Sì, il Signore ci darà pane e cielo e mani di lavoro per fare il suo regno. Ragazzi, decidete, donategli la vita. Io, frate o non frate, qui starò, con Don Bosco io vivrò, la mia vita è nelle mani sue. Io, frate o non frate, qui starò, con Don Bosco io vivrò, la mia vita è nelle mani sue. No, frate o non frate, non andrò, con Don Bosco anch'io vivrò, la mia vita è nelle mani sue. Io, frate o non frate, qui starò, con Don Bosco io vivrò, la mia vita è nelle mani sue. Di Torino tacciono, nel borgo d'ora c'è il colera, nel borgo d'ora c'è la morte. Là in periferia, nelle baracche muoiono, accorrete ad assistere i malati,
ai lazzareti portate chi è grave, perché il colera non infesti la città. Noi veniamo con lei, Don Bosco, un pezzo di pane, via con Maria. La gente ha bisogno d'amore e sorriso, ecco le fasce, paura non c'è, non c'è. Noi veniamo con lei, Don Bosco, un pezzo di pane, via con Maria. La gente ha bisogno d'amore e sorriso, ecco le fasce, paura non c'è, non c'è. Non c'è, la morte non vi prenderà, la morte non vi sfiorerà. Mamma Margherita, a me dia un lenzuolo, anche se staremo senza. C'è chi ne ha bisogno e sta morendo, non ce la fa più. Mamma Margherita, a me coperte aceto, c'è un uomo senza niente. Altra gente soffre nelle case, muore senza aiuto. Cosa posso dare? Quello che avevamo ora non c'è più, non c'è più. Mamma, oggi ho visto cose terribili, un uomo mi è morto tra le mani, senza pane, senza nulla, è giusto che questo accada. No, figlio mio, non è giusto per noi, piccoli figli di lui. Non abbiamo spesso occhi per vedere oltre la morte, ma tu stai certo, hai fatto quel che potevi, se hai amato quel volto, quell'uomo. No, non è giusto per noi, piccoli figli di lui. Non abbiamo spesso occhi per vedere oltre la morte. No, figlio mio. Ma che, figlio tuo e suo, ma che, oltre la morte non c'è niente, nulla, colera e basta. Animali, siamo bestie destinate alla terra. E voi? Andate in passeggiata con quel prete? Su, sciò, appena finito il colera e loro subito a divertirsi. La banda, l'allegria. Ma quel prete, cosa ha inventato, eh? Se ci sarà un paradiso, e dico se, non è certo così che ci porterà la gente. Adesso anche nei paesetti di campagna va a portare il suo morbo, altro che colera. Adesso va anche a Mornese. Thank you.
da noi a cavallo, con i ragazzi in festa davanti la banda e i suoi barabì. Ma è proprio Don Bosco, che onore averla tra noi. La sua fama di santo è giunta anche a Mornese da noi. E così, signori e signore, finisce la storia di Domenico, che è rimasto senza nessuno, trovò... noi! Buonanotte! Siamo stanchi, amici. Vi ringraziamo per l'accoglienza. Domani avremo più tempo per parlare. Grazie per aver dato un posto per dormire ai miei barabì. Buonanotte a tutti! In una notte come questa, lei piuttosto, cosa ci fa in giro a queste ore? Ho saputo una cosa. Sentite! Domani Don Bosco incontrerà Domenica e le sue amiche. Ha progetti grandi. Le orfanelle. Cioè? Ma come? Mi volete dire che adesso Domenica vuole fare come Don Bosco con le ragazze?
capirei se un boia del Rondò fosse venuto apposta da Torino per arrestarmi e uccidermi all'istante. Capirei anche se uno di quei figli di buona madre mi avesse legato a una delle impalcature, senza neanche un goccio di barbera per farmi morire di sete. Ma non capisco cosa ci faccio io qui. Con questa gente poi con cui non ho mai scambiato una parola che sia una parola. Ma dove è finito il ladder? Il padrone del mercato? Il diavolo di Torino? Quello che con un cenno della mano... Dov'è finito? Beh, e mio figlio? Dov'è mio figlio? E oggi Don Bosco mi avvicina, proprio a me, tra tutta la gente che c'era, proprio a me, e mi fa... Ti conosco. Io, di tutta risposta, uno sguardo duro, naturalmente, non potevo tradirmi. Ti conosco. Tu partirai al mio posto per il sud. Argentina sud. Argentina sud? A me? Argentina sud, a me. Non mi ci ha mai mandato nessuno. E non mi ci manderà di certo lei! Gli avrei voluto rispondere. Ma quello è... Io. Il ladder tra i suoi marmocchi. Quello è completamente fuori di testa. Chi è là nel buio? Chi c'è? Siamo noi! Ah, farabutti si spia, eh? Contessa, anche lei qui? Buonasera, signor... signor... Ladro. Sì, ladro, signora contessa. Ladro sono e ladro... resto. Beh, io vado. Buonanotte. Buonanotte. Addio. Buongiorno, Mornese! Ma dove siamo? Questa non è Mornese. Don Bosco! Contessa! Lader! Don Bosco, dove siete? Contessa! Lader! Cacciavano fiere, uccidevano bianchi, e così, così, e così, così, io vidi poi tra quella gente, e così, così, e così, così, io vidi poi tra quella gente, prima di voi ne uccisero tanti, frati con croci, bravi e zelanti, ma in voi avranno fiducia. Perché ai loro figli darete la vita e amore, 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 date a piene mani gioia e non dolore, amore, 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 daremo a piene mani gioia e non dolore. Lasciate anime, non denari, lasciate lusso, vesti ed onori, abbiate cura della povera gente, aprite le porte a chi conta niente, amore, 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 date a piene mani gioia e non dolore, amore, amore,
amore. Saremo piene mani, gioia e non dolore. Saremo umili, libero il cuore, tutto di pane, lavoro e amore. Chiede il Signore la vostra fatica, il regno suo, la mia bella vita. E amore, 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 date a piene mani, gioia e non dolore. Amore, 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 daremo a piene mani gioia e non dolore. È proprio un santo. Già, è proprio un santo. Pensa che il Papa lo ha fatto girare mezza Europa, Francia, Spagna, per finire la Chiesa di Roma. Sembra che ora non si regga più in piedi. Alcuni dicono, dicono che stia per Bosco! 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 Don Bosco, dove sei? Don Bosco, in che piazza ricominci? Don Bosco, in che strada sei? Dove sei, Don Bosco? Diccelo! Avrà sicuro bisogno di noi. Ma certo che avrà bisogno di noi. Dovrà pur ben metter su una banda, un cortile con 1000 ragazzi e 1000 giochi. E poi avrà bisogno di qualcuno che lo aiuti a preparare il pranzo per le passeggiate. Don Ciao, Bosco! Don Bosco! Ciao, Don Bosco! I ragazzi sono tanti anche stavolta. Su, mi raccomando, lei stia con loro. Giochi, balli e canti con loro. Guardalo, guarda come salta. Così vecchio e così agile. Scommetto che tu, alla tua età, non ci riesci. Don Bosco, li sfidi tutti. La corsa, tanto vince sempre. Don Bosco, le chiamo tutti i ragazzi, così può partire. Dai ragazzi, venite tutti qua. Salutiamo Don Bosco, che deve fare un lungo viaggio. Ciao Don Bosco! Le saluto la contessa. Contessa, la saluta Don Bosco. Parte, sa? Come? Non gliel'aveva detto. Ah, scusi, è stato molto impegnato. Lader. Lader glielo salutiamo? Eccolo! Ah, no, Lader, saluti dal prete pazzo. Però lei, mi raccomando, non si dimentichi di salutarci tutti, Se ha bisogno di noi, ci scriva. I ragazzi? Ma penseremo noi ragazzi, lei non si preoccupi e vada. Giovanni, quel monellaccio lo porterò io a scuola. E per quel muro a Valdocco ho già parlato io col capomastro. È questione di pochi giorni e poi... Come dice? Salvarci l'anima. Ma è chiaro che viene al primo posto. Ciao Don Bosco! Ciao, buon viaggio! Ciao Don Bosco! Ma cosa stiamo facendo? Don Bosco! È morto. Sicuri sì. Sicuri sa. 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 Sicuri sì.
amico, in che piazza vai? Spazi immensi, libero la sei, perché le strade oggi siano meno vuote, perché il sorriso tuo resti a noi sempre. Le tue mani stringono ancora mani, la tua vita è forte dentro noi. Profumo di cielo aveva il pane con te mangiato, dell'infinito in terra ha con te giocato. E tu resta ancora qui domani, restami di con noi per sempre, resta nei cuori, resta tra la gente, e tu giovani orizzonti mai ne contorniterò. E tu resta ancora qui domani, restami di con noi. Il tuo passo, festa di passi, la città vuota e senza te, è come dimenticare i giorni della tua festa, è come dimenticarti, non andare, resta. Come dimenticare i giorni della tua festa, è come dimenticare.